Nati per l'estate, non se ne fabbricano mai abbastanza. Ecco l'inaugurazione a Parma di un nuovo stabilimento che darà lavoro a 500 dipendenti e che può produrre ogni giorno dagli 800 ai 1000 quintali di gelati. I vari reparti di questo complesso, fra i più moderni d'Europa, sono completamente automatizzati. Abbiamo approfittato dell'inaugurazione per chiedere qualche schiarimento al dottor Virgilio Marchi. Il nuovo complesso si inserisce tra altre fiorenti industrie locali nel campo alimentare. Noi consideriamo infatti questo prodotto come un alimento. Il gelato è destinato a diventare un complemento dell'alimentazione moderna e il suo consumo deve pertanto aumentare. Questa nostra iniziativa vuole essere anche un atto di fiducia nell'economia italiana in questo particolare difficile momento. In quanto alle operaie, qui lavorano come se fossero in camera operatoria.